della mente è il potere più grande di noi esseri umani, eppure è anche il meno esercitato. Oggi tendiamo a essere costantemente sottoposti a infinite informazioni, a volte anche discordanti, a volte anche confuse, a volte anche false, che costantemente portano la nostra attenzione altrove, creando confusione nella nostra mente. Siamo costantemente attratti e bombardati, spesso da continui stimoli, che continuamente spostano la nostra attenzione da una parte all'altra. Nella nostra cultura occidentale manca ancora questa fondamentale attenzione e importanza data al controllo della mente. Culturalmente, nella nostra società, dobbiamo ancora sviluppare la grande importanza del controllo della mente, della nostra capacità di regolare i nostri stati interni, di regolare i nostri pensieri, le nostre emozioni, di comprendere che cosa effettivamente accade dentro di noi. Questa capacità nei secoli, nei millenni, è stata elogiata dalle tante grandi culture, dai greci, nell'induismo, nei Veda. Ecco, questa grande competenza è la più grande, il potere più grande dell'uomo, perché vedi, la mente è lo strumento che noi utilizziamo per percepire la realtà, secondo alcuni addirittura per crearla. Ecco, la mente è il passaggio fondamentale. Se non avessimo la mente non potremmo percepire nulla di quello che esiste, non potremmo neanche percepire noi stessi. Allora ecco, la mente ha questo ruolo fondamentale. Il controllo della mente è quindi davvero il potere più grande che noi abbiamo. Se siamo in grado di controllare la mente, possiamo anche controllare la realtà intorno a noi. Ma per fare questo serve un allenamento, serve un esercizio, serve una pratica quotidiana. La più importante sicuramente è la meditazione, è quella più esplicita per riuscire a fare questo, ma ve ne sono di certo anche altre. Allora ecco, sviluppare il controllo della mente è davvero uno degli obiettivi fondamentali da perseguire nella vita. Il fatto che la maggior parte delle persone non si dedichi a questo non lo rende meno importante. Quello che ti suggerisco di fare è di impegnarti giorno dopo giorno strutturando la tua vita proprio per riuscire a sviluppare sempre più questo controllo della mente, sempre più questa capacità di decidere che cosa vuoi che accada dentro di te. Più sarai in grado di fare questo, più sarai in grado di governare i tuoi stati interni e più ti sentirai forte, sicuro, determinato nella tua vita.